Ciao a tutti ragazzi, sono Tyler e bentornati con un nuovo video. Continua la missione di un video ogni giovedì, motivo per cui vi invito a iscrivervi al canale. Siamo tornati anche questa settimana con un nuovo prank. Andiamo a risolvere qualche problemino di coppia. Ho anche una nuova skill, ho pagato 20 euro per un'applicazione che mi modifica la voce e mi fa diventare una donna, in modo da avere una marcia in più per poter rimorchiare i ragazzi fidanzati. Prima di leggere però la richiesta di missione di oggi, volevo avvisare che stasera alle 22 sarò live su Twitch, torno su Twitch con un po' di Smash Bros. Alcuni di voi lo conoscono, ma è il mio videogioco preferito di botte. Ciao Tyler, il mio ragazzo è bello e ricco ma infame, nasconde il suo telefono e più volte l'ho sorpreso a contattare ragazze sul web, però lui nega tutto e piagnucola sempre fino a farsi perdonare, ma non mi voglio fare prendere per il culo all'infinito. Arrivano molti messaggi del genere nella mia posta. Questa ragazza col peggior fidanzato di sempre, purtroppo non è nemmeno l'unica, ma ho scelto lei perché mi ha anche inviato degli screen delle conversazioni tra lei e il suo ragazzo, che sono veramente fantastiche, e lui purtroppo è più simile a un lombrico vermicello vermiciante. Date un'occhiata. Amore, io già te l'ho spiegato, io non ci vedo nessun'altra ragazza a parte te. Se scrivo un messaggio ad un'amica non ci vedo niente di male, perché penso solo a te. Poi nemmeno più ci scrivo i messaggi alle ragazze io. Tra pochissimo avremo modo di smentire o confermare questa cosa. La fiducia è importante, ma come posso conquistarmela se non mi dai occasione? Dammi un po' di tempo e vedrai chi si sbaglia. Ho fatto qualche cazzata, ma non per questo non ti devi fidare di me, perché ti amo. Una persona innamorata però giustamente non si comporta come te. E qua c'è la perla, secondo me. Io sono innamoratissimo, spezzettato un po' in modo casuale, a caso, tipo sushi. Amo solo te, amore. Tendente alla poesia, secondo me. La ragazza mi ha inviato circa una decina di questi screen simili. Non ve li mostro tutti perché, a parte che mi fanno cringiare dentro, voglio preservare comunque un minimo di intimità nella coppia. Sicuramente possiamo vedere un uomo, un ragazzo disperato, cerca di giustificarsi con la sua donna. Paroloni, tanti giri di parole, ma a me a primo impatto sembra veramente un bla bla bla. Tra l'altro rivendica anche i suoi regali e non si fa. Dice tipo: io per farmi perdonare ti ho comprato il vestito, le scarpe. E non va detto, raga, soprattutto se fate un regalo ad una ragazza, quel regalo non va più nominato da voi, altrimenti diventa una rivendicazione ed è un colpo un po' basso, un po' bassotto. Per un cazzo di bassotto, ok. A fine video te la posso dare anche a te la borsa, perché tanto se sbaglia stavolta non lo voglio vedere più di sicuro. Perfetto, abbiamo anche il premio per questa missione. Se rimorchiamo il ragazzo sospetto otteniamo anche la borsa bonus del mesiversario. Ragazze che mi seguono, preparatevi, che tra poco avrò una Louis Vuitton da mandar via con un giveaway. Giveaway di borse da donna, presto sul mio canale, tutto regolare. Armati dei nostri account femminili, approcciamo la nostra vittima. Il suo Instagram è attivissimo, con storie di macchine, moto, viaggi, strade. Vuole forse attirare un po' di attenzione e ci riuscirà. Peccato che attirerà la persona sbagliata, un ibrido, un malefico, un mostro essere dell'internet, un virus, su bug del sistema. Il modulatore della voce infatti è pronto e con un solo click posso cambiare la mia voce con tutti questi effetti inutili strani, perché solo questo mi interesserà, che è quello che mi trasforma in una donna. O magari anche l'autotune ha un po' di swag, proviamolo. E adesso basterà mandare delle note vocali con l'audio modificato. Yeah! Ma che belle moto che hai, che belle macchine, complimenti! Onestamente ragazzi, è stata una delle risposte più difficili da ottenere. Sta di fatto che ero pronto con altri 14 account, eppure già il primo sembra essere molto interessante per la nostra vittima. Sembra già aver fatto colpo. Sarà la mia voce delicata. Te gusta? Un approccio un po' esotico. E io direi, visto che col vocale mi è andata di culo, lo uso moderatamente, non voglio abusarne, non voglio farmi sgammare prima del tempo. Mi piacerebbe troppo fare un giro, proprio come una ragazzina che appena vede un paio di motori: oh Dio, sono così surriscaldata. Vedete, ormai mi viene la voce da donna anche senza il software, più o meno. Potrei farci un pensierino. Non si fa troppi complimenti questo ragazzo nel mettere un buon pensiero nei miei confronti. Ok che c'ho l'account da figa, però comunque se c'hai la fidanzata mi caschi così come un pero. A meno che tu non voglia perdere la tua borsa. Gli chiedo allora: vorresti portarmi? Dovunque
comunque ti pare. Molto vago. Noi ci fingiamo lusingate, diciamo: no, ma sei il ragazzo perfetto. Così dicono. E chi lo dice? È un modo di dire haha. Dopo il primo approccio non abbiamo tenuto molto. Sembra abbastanza arrugginito, non si sta comportando come un top rimorchiatore, diciamo. Non riesco a capire se il motivo sia che è fidanzato, quindi comunque si sta contenendo, oppure magari la mia voce non lo ha convinto fin da subito e sta un po' cercando di sondare. Per questo penso sia meglio insistere con un altro messaggio vocale per vedere se effettivamente è la mia voce che gli causa problemi o sta avvenendo tutto nel suo cervello. Ah, ok. Pensavo alle altre ragazze perché sono molto gelosa. Messaggio alla Platinette registrato. Ed è arrivata una sua risposta che ci è cascato. Non si è accorto che in realtà la mia voce è maschile. Sono un maschio. Potresti accorgerti di un minimo di testosterone che parte dalle mie corde vocali. Dice che gli piacciono le ragazze gelose. A giudicare di quanto mi ha detto la sua fidanzata, mica tanto. Però non troppo, perché sono uno spirito libero. Se vuoi ci facciamo un viaggetto assieme. Infatti non suonava molto bene questa frase detta da lui per come si sta comportando. La cosa più assurda è che la mia voce non gli provoca il minimo di dubbio. Con la mia voce delicata da donna. Da donna. Allora, visto che è un fanatico di automobili, gli diciamo: stai correndo un po' troppo. Dobbiamo vedere fin dove può spingersi nonostante sia fidanzato. Non volevo metterti fretta, sono un ragazzo sensibile. Certo, sei un ragazzo sensibilissimo, talmente sensibile che non pensi al fatto che la tua ragazza disperata abbia contattato me per rimorchiarti con la voce da donna. Io vabbè, devo fare la parte della ragazzetta, dico: oh, sei anche dolce, non ci credo, non esisti davvero. E lui mi esce anche la punchline, attenzione. Sì, sono molto premuroso, il mio motore è un cuore d'oro. Attenzione, la mitica punchline da motociclista, da autista, da pilota, non lo so. Allora, visto che siamo a tema automobili, motori, anch'io faccio la punchline con la Ferrari, non lo so. Io spero che sotto sotto la corazza ci sia anche qualcosa d'acciaio, non solo d'oro. Quello te lo farei provare molto volentieri. E ho pensato: quello cosa? Il freno a mano, intendi? Questa è la mia massima battuta a tema di macchine che posso fare. Lui non sembra convintissimo nello stare al gioco, dice qualcosa di simile. Con tanto olio spero poi altra punchline di pessimo gusto, insomma è un modo per lubrificare, quindi comunque vabbè, non devo spiegarlo per forza, dai. E qui, signori, casca tutto. Guarda, non voglio essere sporco, ma ce l'ho già duro. Innamoratissimo. Non voglio essere sporco, ma ce l'ho già duro. È un po' come dire: sono innamoratissimo di te, amore mio amore. Can't see the differences. Oddio, ma come? Per fare un po' quella che non ci sta subito, sennò magari gli viene un sospetto, anche se dopo aver sentito la mia voce. Saluto! E attenzione, perché c'è un pentimento, un passo indietro. Ecco, sapevo che dovevo starmi calmo. Sei una bella ragazza e il pensiero di ste cose non mi fa indifferenza. Sta praticamente dicendo che stiamo flirtando, cioè lo ha dichiarato praticamente. Non lo lascio indifferente, io e la mia sensualità femminile, no? Allora io faccio un po' la gaffi di legno. Ok, ma io stavo facendo delle battutine. Tu sei un po' più porco. Scusami, sono uno che non aspetta tanto per passare ai fatti. Se una cosa mi va di farla, la faccio e basta. E qui direi che si è tuffato direttamente nel momento smerdata, amici miei. E allora perché non rompi con la tua fidanzata? Giustamente, visto che se ti va di fare una cosa la fai e basta, perché non rompi con la tua fidanzata? Ma che ne sai tu? Sei amica sua? Non si fa. Ma stavolta ha anche ragione, infatti gli rispondiamo: ma no, tranquillo. Nonostante la mia frecciatina, diciamo, lui non si tira indietro e prova a chiedermi: saresti gelosa? Cioè, io ho scoperto che tu c'hai la fidanzata, ti preoccupi per la tipa con cui stai chattando e gli dici: ma sei gelosa? Gelosa cosa? Sono un maschio, ancora non l'hai capito. Glielo andiamo a dire che deve stare tranquillo. No, tranquillo, non sono né gelosa né sua amica. Manco male, mi stava prendendo un infarto. Infatti in realtà sono un maschio e sono suo amico. Mi
mi dispiace amico, ma è game over per te. Probabilmente grazie a questa chat ho vinto una borsa Louis Vuitton, non ho capito Prada. Sei stato king trollato, bitch. E attenzione alla risposta disperata. Dai, ma veramente fate così? Uno non si può più stare tranquillo. Siete malati con i social. Cosa vuol dire che sei maschio ora? Penso che la tua ragazza ti spiegherà il tutto meglio, molto meglio di me, con qualche dettaglino che non ti farà molto piacere. La ragazza è presa dal web, era soltanto un pupazzo gestito da me con la voce da donna modificata. Secondo me è venuta bene, però può venire ancora meglio, che comunque ci fa guadagnare una borsa, quindi boh, la darò a mia madre, non lo so. Se siete persone normali, diciamo, non avrete molto bisogno di questo software. Però per provarci con la ragazza, col ragazzo è utile. In ogni caso continuate a mandarmi su Instagram le vostre richieste d'aiuto. Un video a settimana per sistemare più persone possibili. Ovviamente non sarà possibile però farli tutti quanti 151 Pokémon nell'universo. Però comunque un po' alla volta torniamo a portare il regime del terrore su WhatsApp e su Instagram. Per consigli d'amore, su come rimorchiare, come approcciare una ragazza, i vostri piccoli problemi di cuore, ne possiamo parlare insieme su Twitch. Io ad esempio stasera, come ho già detto, alle 22 sarò live e qualche dritta ve la posso già mollare in chat. Altrimenti per altri video, altre richieste, toccherà aspettare un'altra settimana. Giovedì prossimo nuovo video della settimana. Lasciate un bel like a questo, iscrivetevi al canale per non perdervi il prossimo. E da Tania Strikes è tutto, ci vediamo al prossimo prank. Bitch!